ed è piena di scavazioni. Arriva un po' di baccano. Una macchina in meno. Quella è sistemata. Un'altra a terra. Una macchina in meno. Un'altra a terra. Fatto. La cava è sicura. Raniera, avvicinati. Dobbiamo parlare. Non so cosa ci faccia una Nora qui, ma ti siamo debitori. Volevamo resistere in attesa dell'avanguardia, ma uno scavazzan è partito alla carica. A quel punto è scoppiato un pandemonio mai visto. State tutti bene? Abbiamo perso brava gente. Avremmo perso l'intera cava senza di te. Adesso è tutto tranquillo. Ci sarebbe un gran fracasso con la cava in attività, ma senza il fischio di Aspracatena siamo bloccati qui a raccattare i pezzi. Senza il fischio non lavorerete? Io e i miei siamo solo piccoli ingranaggi. Finché Ulvund non fischia, non possiamo fare niente. Se lavoriamo senza il suo benestare, può bandirci. Ed è l'ultima cosa che vogliamo. Ulvund è davvero così potente? Ha denaro e conoscenze, quindi può spadroneggiare su tutti. A momenti ci intimidisce più degli scavazzan. Voi di cosa vi occupate? Lavoriamo nella concessione di Ulvund, estraiamo pietre da mandare a Luce Arida. Ma il fermo e gli scavazzanna ce lo impediscono. Quegli affari non si erano mai visti nel timore. Da che razza di forgia sono venuti fuori? Non lo so. Non ancora, almeno. Ora devo andare. Stammi bene. Se posso stare bene, è solamente merito tuo. Ho eliminato gran parte degli scavazzanna. La valle dovrebbe essere sicura. Darò la buona notizia a Vuadis. Poi potremo procedere con l'ambasciata. La via per Luce Arida è libera. Vattene. Ma tu non sei Erend. Partirò solo quando il capitano... Avrà eliminato gli scavazzanna. E l'ho fatto io. Ordini del capitano. Quindi stanno bene? Malconci, ma vivi. E ti stanno aspettando. Beh, mi muoverò da qui soltanto dopo aver sentito il fischio. Se non è sicuro per loro, non può esserlo per me. D'accordo. Vedo cosa posso fare per il fischio, poi ritorno. Sentito? Non siamo in partenza! Scarica tutto! No, non rilassarti. Torno subito. Tanto qui è impossibile.
Petra ha detto che è Ulvund a comandare da queste parti. Devo parlare con lui per il fischio. Il brevetto è mio. Riparare un martello non ti ucciderà. Deve pure esserci qualcuno con cui valga la pena di parlare tutto quello che è successo. Mi sorprende vederti lontano dal tuo banco da lavoro. Ho saputo che sono licenziato. Ci troviamo sulla stessa barca, Ulvund. Cosa vuoi da me, Ulvund? Un qualche pagamento? Mio carissimo magistrato, credi di potermi comprare? Se vuoi sentire quel fischio, devi ordinare ai tuoi soldati di eliminare gli Scavazzan e di firmare la concessione. Pensaci. Quale altra opzione ti rimane? Ehi. Salvatrice, che tempismo eccezionale. Sarebbe possibile parlare di una questione importante per il dominio? Potremmo. Dopo. Va bene. Allora aspetterò. Allora, la salvatrice in persona. L'incubo di Derval, la rovina di Alice. Forse. Si narrano storie sulla tua bellezza e le tue gesta eroiche, mia guerriera. Ulvund il possidente, pronto al tuo servizio. Dunque, cosa ti ha spinta a lasciare le sete pregiate e il vino di Meridiana per visitare questo insediamento? La tua salvifica attenzione sarà richiesta altrove. Sono qui per l'ambasciata e... L'ambasciata? Ah, per la forgia. Ah... Questione di importanza ben maggiore, quindi non ti tratterrai a lungo. Il tempo di occuparmi dei problemi che richiedono la mia salvifica attenzione. Ah, gli Scavazzanna, certo. Beh, dovrai sbarazzartene se vuoi che l'ambasciata abbia luogo. Bene. Meglio darsi da fare. Forza, vai. Con calma. Non hai una grande opinione del magistrato. Beh, mi rifiuto di leccare i piedi di un passacarte qualunque quando i miei compagni lavoratori sono maltrattati, minacciati e soprattutto sfruttati. Molto nobile. Nobile? Boh. Sono nato col martello in mano io e non mi sono mai piovuti regali o altre opportunità dal cielo. Tutto quello che ho me lo sono conquistato. E ora dov'è questo martello? Gli oneri del comando me l'hanno fatto mettere da parte. I Karja non se la rischiano, ma pretendono che gli Osaram mettano in gioco la propria vita là fuori. Qualcuno doveva farsi avanti e dire basta! Hai ordinato tu il fermo? Naturalmente. Siamo lavoratori, non siamo soldati. Finché i Karja non sistemeranno tutto e ci concederanno l'accordo che meritiamo, non rischierò altre vite. Accordo? Parli della tua concessione. Non è solamente mia. È nell'interesse di tutti gli onesti lavoratori Osaram di questa terra che si spaccano la schiena al lavoro mentre solo i Karja raccolgono i frutti. Noi chiediamo solo la possibilità di condividere queste ricchezze. Vogliamo una terra lavorata dal popolo per il popolo. Giusto. A quanto ammonta la tua parte? A una quantità commisurata al mio contributo a questa comunità, semplicemente. Ho eliminato gli Scavazzanna. Oh, davvero? Ora che ti sei ripreso dallo shock, dai il segnale. Ehi, ehi, quanta fretta! Invierò qualcuno per confermare che sono morti e che la valle è di nuovo sicura. Non ci vorrà più di un giorno o due. No, dai il segnale, adesso. Ci sono in ballo le vite di tanti Osaram innocenti qui. Un piccolo ritardo. O lo fai subito o lo farò io. Ah, ci avrei scommesso! Amici, avvicinatevi! La salvatrice di Meridiana ce l'ha fatta! Ora? Ha sconfitto gli Scavazzanna! Tu! Cosa? Dai il segnale! Finalmente Aspra Catena torna in attività! Fantastico! Grand! Yeah! Inoltre, Ulvund ha accettato di compensare personalmente a tutti voi i salari perduti! Sì! Così ti voglio! Sì! Ha-ha. Sì!
Sì! Ma non dovevi partecipare a un'ambasciata? Sì, proprio così. Hai fatto una camminata, eh? Devo raccontarti un fatto strano. Prima però... Devo dire una cosa. Le volte. Le volte. Con Aspra Catena in attività, adesso dovrei trovare un mercante. È meglio cercare qualcosa di utile prima che Vuadis vada a Luce Arida. Meglio scoprire cosa vuole il magistrato. Ha detto che mi avrebbe aspettata. Urbund sarà entusiasta. Sono l'uomo più. Ho sentito delle tue avventure. Armature possono tornarti un. Sono io adesso. Sì, ho da fare. Ti ho riservato la merce migliore, Rossa. È merito tuo se abbiamo sentito il fischio. Ehi, ma quando riparerai il mio martello fortunato? Ma tu hai combattuto contro un branco di scavazzanna, dico bene? Fa con comodo, prometto che non resterai delusa. Torna quando vuoi. Adesso me lo ripari? Più che altro, dovresti farti riparare il cervello. Un boccale per me, un boccale per l'altro me. Te ne stai andando? Sentito il fischio? Si parte. Ma io dovrei avere tre scorte al seguito. Io vado verso Luce Arida. Hai sentito, Aloy? Sono gli ordini. Tu puoi restare qui. In mezzo a questa marmaglia? Scordatelo. Allora dovrai venire con me. Aloy, ci vediamo là. Anche questa è fatta. Ora si può procedere con l'ambasciata. Superata anche quella, potrò rintracciare Silence, Ade, forse perfino una copia di Gaia. Posso andare direttamente a Luce Arida, oppure trattenermi ancora un po' nel timore e magari offrire da bere a Petra. Questo finisce nella scorta. Provano. Posso domare uno di questi ferrarieti? Devo fare piano, o la mandria fuggirà.
Facciamoci un giro. Luce arida. Ai confini del dominio, prima dell'Ovest proibito. Un corno Karja. Forse segnala l'inizio dell'ambasciata. Bene, devo trovare chi è che comanda qui. Ma prima sarà meglio rifornirsi e dare un'occhiata in giro. Ah, eccoti. Sei tornato. Ecco Erend. E pare abbia bevuto un po'. Ehi, cattivo umore. Signore. Tocca a noi. Vi rilassate un po'? Ti chiederei di unirti a noi, ma poi chi salverebbe il mondo? Fammi indovinare. Vai sempre di fretta, no? Allora, dimmi che vuoi. Spara. Com'è andata dopo che io... Quando sei partita di nascosto? Benone. L'avanguardia regge. Ho aiutato Avad a sistemare tutto dopo la battaglia. Sono stato via un mese perché volevo seppellire Erse. Poi sono tornato e mi hanno chiesto di scortare questo Vuadis che doveva andare all'ambasciata. Pensavo fosse un lavoro facile e infatti è andata male. Non potevi farci niente. Non è colpa tua. Tra un paio di queste ti crederò. Sai, io... mi chiedevo se avete seppellito Ersa come... volevate. Sì, l'abbiamo fatto. Non sai quanta gente è venuta a renderle omaggio. Metà le doveva un favore e gli altri le dovevano la vita. E alla fine tutti ubriachi. È stato il funerale più rumoroso di tutta la storia. A lei sarebbe piaciuto. Sì, e come? Sicuro. Li avrebbe stesi tutti. Che dici dell'ambasciata? Niente di che. Avad di sicuro ci tiene molto. Vuole fare la pace con quei Tenakt. Ma da quel che ho sentito, non è gente fatta per la diplomazia. Si esprime a suon di lame e frecce. Se avrai a che fare con loro, sappilo. Può peggiorare da un momento all'altro. Lo terrò a mente. Cosa sai di questo posto? Niente di buono. Nei giorni rossi i Karja portavano qui i prigionieri dell'Ovest proibito. I più fortunati ai lavori forzati. E altri nel cerchio del sole di Meridiana. In sacrificio. Esatto. I Tenakt hanno raso al suolo tutto dopo aver cacciato i Karja dall'Ovest. Non li biasimo. Adesso Avad paga gli Oseram per ricostruire. Ma ogni nuova pietra che impilano sarà macchiata di sangue. Io... ora devo andare. Non ti fermerò. Però, ehi, sei proprio sicura? Salvare il mondo è troppo per una sola... Erend. D'accordo, sì. Ci ho provato, almeno. Cioè, quello che voglio dire è che se avrai bisogno di me... So dove trovarti. La prossima volta anche sobrio. Ci proverò. Attenta là fuori, Aloy. Signorina! Rilassati, Paib. C'è un grosso muro di pietra che ti separa dai Tenakt. Sì, signore. Perché quel muso lungo, Mavas? Preferiresti uscire? No, signore. Non temere. Se i Tenakt volessero invaderci, l'avrebbero già fatto. Certo. Sei tu al comando qui? Spiacente, no. È il comandante Nosar. Lawan, il suo secondo. Bene.
Cosa ha portato Aloide e Nora a Luce Arida? Sono qui per l'ambasciata. È il mio lasciapassare per andare a Ovest. E ora che finalmente è arrivato Vuadis lo studioso, è la volta buona che inizi. Sì, il sacerdote del sole. È arrivato scalciando e strillando dietro la sua scorta. Ci tiene molto alle sue pergamene. Però l'ambasciata resta sospesa. Il comandante Nosar ha già dato il segnale, ma i marescialli Tenakt devono suonare il corno. Bene, ho capito. Allora apritemi le porte, abbiamo delle questioni in sospeso. Non ne dubito, ma purtroppo non posso. Ordini dall'alto. Di norma le apriamo a chiunque osi avventurarsi là fuori. Cercatori Oseram, Gargia particolarmente temerari. Ma nessuno può varcarle prima di un'ambasciata. Si farà dopo la partenza dei Tenakt. Quindi un'ambasciata come si svolge di preciso? Sono più che altro scambi e negoziati. I Karja offrono cibo, spezie oppure attrezzi. In cambio, i Tenakt restituiscono effetti personali dei soldati Karja caduti nei giorni rossi. Ma questa particolare ambasciata è un caso speciale. Perché i Tenakt consegneranno un prigioniero di guerra, vero? Uno di nome Fashav. Ah, lo sai. Questo scambio ci ha messo in agitazione. Perché l'esito di un'ambasciata è sempre incerto fino all'ultimo. Hai accennato ai marescialli Tenakt. Chi sono? I guerrieri d'élite della tribù. Prima di ogni ambasciata arrivano con un contingente di soldati da ognuno dei tre clan. Poi, secondo procedura, devono negoziare in nome del leader. E per negoziare intendo intimidire i nostri sacerdoti finché non cedono. Poi va avuto il suo primo incontro con loro durante l'ultima ambasciata. Ed è tornato zuppo di sudore. Faceva caldo, signore. Sì, senza dubbio. Dov'è il comandante Nosar, allora? Se ha ordinato lui di chiudere le porte, me le farò aprire. Ti porto da lui, però ti devo avvertire. Il comandante non infrange il protocollo, specie quando hai nervi a fior di pelle. Questo lo vedremo. Di qua. C'è un gran fermento da queste parti. I Tenakt hanno demolito tutto durante i giorni rossi. Si lavora da 2 anni. Ciao. Ma c'è ancora molto da fare. Il fermo di Aspra Catena ha quasi bloccato la ricostruzione. Ma una certa Nora ha rimesso tutti al lavoro. Ho solo dato una mano. Certo, e Ulvund ne sarà stato entusiasta. Oggi facci piano. Ehi, pensavo te ne fossi già andata. Levati, soldato. Signore. Il comandante Ella. Io ti ho avvertito. E buona fortuna. Tu, so che mi vedi. Come si può tenere un'ambasciata con dei selvaggi che faticano a governarsi da soli? Cos'altro possiamo aspettarci dai barbari? Ah, sei Aloy, vero? Sì, quella che ha sgombrato la valle per te. Quella, Aloy. Ti siamo grati per quello che hai fatto. Almeno noi siamo pronti per l'ambasciata. Non hai dato il segnale. Entrambe le parti devono darlo. Finché i selvaggi non suonano i corni, aspettiamo. Sì, poiché appena i primi avranno... Taci. Perché ritardano? I Tenakt sono una tribù formata da 3 clan separati. Tu quanti stendardi vedi? Aspettate e basta. Andate a vedere che succede. Questo non è un angolo dimenticato dell'est da cui vieni tu, Nora. Questo è l'ovest proibito. Se non ti piace, torna a Meridiana. Fa un esposto. La Meridiana che io ho salvato? Esatto. Nessuno attraversa le porte fino all'arrivo del 3° clan e al suono del corno Tenakt. Neppure la salvatrice di Meridiana.
Per tua fortuna, la salvatrice di Meridiana ha qualche altra faccenda da sbrigare. Potrai esplorare meglio il timore prima dell'ambasciata. E stando a Turlis, qui vicino ci sono dei terreni di caccia per allenarsi.